Ciao, sono Gianluca Bocci e vi do il benvenuto in questa edizione delle Bocci News di venerdì 4 ottobre 2019. Un'edizione purtroppo triste. Sì, sono tre le notizie che vi do, una davvero tragica, tragica meno per me che sono appassionato di fotografia istantanea, per questo capite queste due fotocamere, ma vi do la brutta notizia tra poco, e altre due tragiche per discorsi economici. Ma insomma, andiamo a vedere quelle che sono le notizie di oggi. La prima notizia riguarda la Sony che rinnova la sua mostruosa ammiraglia che purtroppo non sono ancora riuscito a provare, la Sony Alpha che diventa Sony Alpha 2, quindi dopo circa 2 anni e mezzo si rinnova. Per vedere bene quali sono le novità, guardiamoci insieme il video di presentazione. Pronti, partenza? Via! Alpha. Ispirata dalla passione per i professionisti, poi ve ne parlo tra poco, questione per i professionisti, estetica rimane grosso modo invariata, però è più veloce, è più connessa, e poi vi spiego il perché di questo più connessa, ma anche le prestazioni, 10 fotogrammi al secondo con l'otturatore meccanico, con anche la lettura del flickering, stabilizzazione migliorata, 5,5 stop su 5 assi. E poi, esatto questo, è stata migliorata la velocità di trasferimento dei dati. 1 gigabit utilizzando la connessione cablata e il wifi 2,4 GHz o 5 GHz. Quindi i fotografi professionisti trovano alcune funzioni qua anche il voice memo, poter mettere delle note vocali che tramite l'app possono essere anche convertite in testo che viene abbinato alle immagini. Appunto, raffica con rilevamento delle luci col flickering, stabilizzazione sempre più potente, due slot SD UHS-II, quindi che permettono di lavorare con schede ad alte prestazioni, è stato ingrandito il grip, l'impugnatura. C'è sempre il vertical grip con due batterie di tipo Z, quindi aumenta anche leggermente quelle che è l'autonomia. Migliorata tutta la tropicalizzazione. Alcune cose sono rimaste uguali alla vecchia versione, alla 9, tipo la raffica da 20 frame al secondo senza blackout, quindi non si perde la visione di quello che stiamo inquadrando. La qualità immagine è quella, sempre il sensore da 24 megapixel, ma pensato appunto per un utilizzo sempre molto molto professionale. Ecco qui, fermiamoci e ragioniamo un attimo. Infatti non è una notizia travolgente, insomma, nessuno di voi perderà il sonno stanotte pensando alla Sony Alpha 9 II, ma una macchina nata per i professionisti, perché ragazzi, l'anno prossimo ci sono le Olimpiadi 2020, 2020, dove si tengono in Giappone e quindi un marchio come Sony ci tiene al mercato giapponese, ci tiene alle Olimpiadi, perché Olimpiadi è dove si mettono in mostra i muscoli delle macchine professionali e quindi nasce per quello. Avete visto che ci sono fortissime prestazioni in ambito di trasferimento immagine perché i fotografi, magari che lavorano alle Olimpiadi, fanno le foto e mentre stanno scattando anche a fotocamera spenta, il wifi continua a lavorare e a trasferire le immagini in redazione dove vengono subito pubblicate. E quindi questa caratteristica è importante. Ma perché vi ho detto che anche questa notizia è brutta? Il prezzo? Allora, sarà disponibile da novembre di quest'anno, appunto, pronto per andare nei corredi dei professionisti per il 2020, a un prezzo di lancio previsto di 4.500 dollari. Ragazzi, una vera mazzata. Ma, diciamolo, c'è un ma, la Sony ha dichiarato che comunque la vecchia, per modo di dire, Sony Alpha 9 rimane in catalogo. Questa cosa per cui continua a dire Sony brava, che non leva i vecchi modelli dal mercato, come la Sony Alpha 7, che si trova anche la Sony Alpha 7 Mark I, la primissima uscita che si trova a prezzi stralancio, nel Black Friday per me la regaleranno a fine novembre, e lo stesso la Sony dice a 9-2 è una bomba, la nostra ammiraglia, il meglio del nostro meglio per le Olimpiadi, ma la 9 vecchia rimane, speriamo con un prezzo sempre più in calo. Ma andiamo avanti con la seconda notizia, la GoPro, che probabilmente presa da un po' di strizza da quella che è la DJI
Osmo Action, vi rimando la recensione qui sopra, come reagisce con la nuova Hero 8 Black. Anche di lei andiamo a guardarci insieme il video di presentazione. 1, 2, 3, via! Ecco qui il loghino, ecco il nuovo design, che è questa cosa particolare. Gli attacchi sono interrati, quindi niente più custodia da aggiungere, perché la macchinetta è così bella, ma I mods, questa possibilità di espansione che permette di utilizzare un display rivolto verso di noi, quindi chi vlogga, tipo me, lo adora. Stabilizzazione ancora più eccezionale, sempre più smooth, wow, e si vede ragazzi, tanta roba. Su tutte le risoluzioni e indipendentemente dal tipo di FPS. Rallenti 8x, sempre più smooth, la fotocamera più stabilizzata di sempre. Gli hyperlapse che si aggiustano in base alla velocità, quindi penso utilizzano il GPS forse su smartphone, e che uno può rallentare proseguendo la ripresa. Quindi ragazzi, che si vuole di più? Subacquea senza bisogno di aggiungere niente, sempre più resistente. Guardate che mazzata, dice che la lente è più resistente due volte. Appunto, e puoi vloggare come un professionista grazie a questa custodia Media Mod che mette anche l'ingresso per microfono e permette di mettere il display verso di noi. Ragazzi, che figata pazzesca! Bello. Vabbè, lenti digitali, questo non mi fa impazzire, però puoi anche impostarla rapidamente, quindi passare da un'impostazione a un'altra rapidamente, e anche in ambito fotografico, vabbè, nelle presentazioni sempre foto stupende, però ragazzi, davvero fa tanto effetto, e puoi anche andare in live direttamente dalla GoPro. Questo di chi fa le live su YouTube, tipo appunto sempre io, è davvero uno spettacolo. Immagini scenose, insomma, per chi fa sport, e qui fermiamoci, è davvero da scimmia. E qui non posso altro che essere d'accordo con Overlens, anzi vi rimando il suo video, così vedete anche la sua direzione. È una macchina da scimmia, ma le brutte notizie purtroppo non hanno mai fine. Perché? Quali sono i prezzi? Allora, sarà disponibile da ottobre per $399, ma liscia. Quindi senza il Media Mod, che costa altri 80 euro, ma se vogliamo il display costa altri 80 euro, ma se vogliamo anche la lucina, che è utile effettivamente, ci facciamo delle riprese di notte, vogliamo una bella lucina sul volto, altri $50. Insomma, mi sono fatto due conti, considerando anche il passaggio che dollaro a euro purtroppo sempre 1 a 1, e insomma un set completo sarà €600. Quindi insomma, una bella spesa per chi vuole vloggare in maniera seria. Però finalmente ragazzi, l'ingresso microfono da 3,5. Grazie GoPro, non vedo l'ora di provarla. E l'ultima notizia è quella, vi dicevo, davvero tragica. Quando ho fatto la recensione delle 5 fotocamere più belle, per me tra le più belle, vi rimando il video qui sopra, c'era lei, Polaroid Image Elite, detta anche Spectra nel mercato americano. Io ho buttato via un pacco, mi sono dimenticato che era scaduto, ma dicevo, ma sì, me ne posso comprare un altro, ma sì, mi devo sbrigare. Perché la Impossible Project, diventata Polaroid Original, ha dichiarato che ha interrotto la produzione delle pellicole dedicate a questa fotocamera. Loro dicono che ormai queste fotocamere sono troppo vecchie e quindi la riparazione sta diventando sempre più complicata, sempre più dispendiosa. Fino a un po' di tempo fa la stessa Polaroid Original prendeva delle fotocamere, le riparava, le rimetteva nel mercato come un usato rigenerato, ora non lo fa più. E quindi ha detto basta produrre questo tipo di pellicole. Giustamente sono le leggi del mercato, vanno a spingere verso la loro fotocamera. Anche di lei vi lascio il video con la prova completa qui sopra. E quindi purtroppo un'altra fotocamera che rimarrà, quando saranno finite tutte le scorte, un oggetto soltanto da vetrina. E ragazzi, questa è una cosa davvero triste. Nella mia vetrinetta si stanno sempre ammucchiando fotocamere che non possono essere più utilizzate. Mannaggia al mercato, perché il mercato ci dà tante belle novità, ma ci dà effettivamente anche la legge che se non si vende, non si produce.
Bene ragazzi, vi ringrazio come sempre per l'attenzione, vi rimando al mio canale dove ci sono tanti bei video e insomma ci vediamo al prossimo. Ciao ciao!